Di affaticato si era già parlato all'indomani del disastro aereo di Ustica, quando un DC-9 in volo da Bologna a Palermo precipitò in mare con 81 persone a bordo. Subito dopo, con una telefonata a un quotidiano romano, i NAR avvertirono che il disastro era dovuto alla prematura esplosione di una bomba che affaticato stava trasportando a Palermo. Vecchi amici che non frequentavo da anni. Eccoci. Assolutamente vero. Soprattutto nell'auditorio ne abbiamo visti ogni giorno. Sopravvissuti. Perché questo è assolutamente vero. Non ridere troppo. Chi con rancore, chi con allegria, ai postumi di una stagione politica e intellettuale generosa di ipotesi ma avara di certezze. Perfetto, ci sono tutti, praticamente io ho constatato la presenza di tutti gli uffici stampa dell'ultimo mezzo secolo, no? Di storia che ha accompagnato per anche la vita di Beppe e una parte della sua professione. Non aveva previsto naturalmente che l'evento sarebbe accaduto in un giorno di canicola così terrificante, no? E in fondo non aveva previsto che poi quelli, anche se in fondo era che quelli che poi sarebbero rimasti qui erano quelli che li volevano veramente bene. Noi ci conosciamo da mezzo secolo sostanzialmente con Beppe, abbiamo sempre nutrito una reciproca simpatia, no? Istintiva, naturale, per la quale sapete, quelle situazioni in cui in fondo, diciamo così, che lascia aperta qualsiasi possibilità, siccome ci siamo simpatici, potremmo sempre diventare amici intimi un giorno, no? Noi non lo siamo mai naturalmente diventati, perché quando ci si è simpatici forse un sesto senso ci chiama, diciamo, non approfondire più di tanto, è meglio stare così, insomma, tenere aperto tutto il campo delle possibilità. Quindi, ad esempio, tra i pregi della situazione il fatto che non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai questionato, non ricordo mai una frase sgarbata fra di noi, sempre frasi affettuose, gentili, ironia, scherzo, amicizia, stima, insomma, no? Cioè le persone che si incontrano sono felici di vedersi, sono contente, no? Perché tu parli con... e sei contento, non so se questo è un amore omosessuale, insomma, però... mentre invece altre persone hanno avuto con lui rapporti più intensi, no? Ci sono tanti bei ritratti che sono stati fatti in questi giorni, uno in particolare, quello di Nevskaya, parla di Beppe come di una persona con una disponibilità sofferente al destino che non si piega alle nostre aspettative. E addirittura dice la rovina era la tua cifra, insomma è esagerato. Direi che Beppe, ci sono tanti aggettivi che si possono usare, sicuramente era una persona razionale, no? Aveva un'attitudine al raziocinio, all'approfondimento, allo scavo dei problemi, che era poi anche la cifra della sua specificità professionale, no? L'approfondimento, anche recentemente, no? Pure con queste angustie fisiche che lo perseguitavano. Poi sicuramente era anche indolente e dolente, no? Ma non nel senso lavorativo, tutti noi che l'abbiamo visto lavorare sappiamo che era un effervescente, no? Cioè, quando lavorava, lavorava con un impeto furibondo, no? Finalizzando la sua attività, no? Però la sua andatura, se ve la ricordate bene, scivolava, diciamo così, Beppe non è che camminava, no? Fino a che non è stato costretto con la zannetta sostanzialmente, lui scivolava con questo passo indolente, no? Ci fu un periodo che Beppe di difficoltà professionali, insomma, su cui ecco, parrebbe anche dire, già che siamo qui, una piccola parentesi, insomma, no? Beppe era un giornalista talentuoso, perché era colto, istruito, aveva un background notevole, culturale, spaziante su più ambiti e su più dimensioni, aveva interessi molteplici e aveva anche una serie di buone virtù, aveva una bellissima presenza, insomma, no? Era bello, bello.
aveva immortalato in alcune foto che, delle quali mi sono veramente innamorato, insomma, aveva la faccia di un attore viscontiano, un Alberger, insomma, questi belli occhi, queste labbra soprattutto, questa bella bocca, no? Nella quale teneva puntualmente sempre una lunghissima sigaretta, fumava solo sigarette lunghe, di questo parlo con assoluta cognizione di causa, credo fossero le multifilter col filtro, quelle che fumava un tempo, che lui spegneva dopo 5-6 boccate, cioè quando era consumato il 20%, e questo mi sono sempre fatto l'idea di lui che fosse abituato al lusso, insomma, che avesse una qualche componente nobile, no? Aveva un'attitudine alla dépense, a vivere, diciamo così, da signore, no? Per naturale vocazione, no? Mentre noi non prendiamo il segreto, no? Infilando lo spillino, perché con lo spillino insidia a tirarla fino all'ultimo millimetro, no? E non di consumare, un barbizio di tabacco non andava a consumare. Lui, al primo centimetro della sigaretta, la spegneva e ne accendeva un'altra. Ma infatti dicono che a casa sua avesse una tabaccheria, forse aveva steche di sigarette, e così, di generi e tipi, no? Poi era ironico, aveva il dono dell'ironia, insomma non era di quelli che si alterava sempre prendendo tutte le cose sul serio, insomma sapeva sempre vedere il lato ironico, il retrogusto di tutte le questioni, e perciò era necessariamente una persona disincantata, insomma, no? Se era dolente, ironico, era necessariamente un disincantato, sicuramente non era un fanatico fondamentalista e un invasato che si metteva a urlare, a predicare al mondo le sue convinzioni, no? Però aveva una grande attitudine a capire le convinzioni degli altri, senza peraltro giudicarle, no? Io ho sempre notato che nelle cose che lui scriveva cercava sempre di capire anche della parte avversa, della parte più spregevole, se vogliamo, di capire in qualche modo la ragione, il perché esisteva, no? A quali tipo di domande, di necessità rispondeva l'esistenza di queste persone, di queste idee, di questi fatti sociali, no? E in questo era davvero un vero giornalista, ma era anche, direi proprio, un vero letterato, no? Un vero letterato, un vero romanziere, no? Che non divide le persone tra il bene e il male, no? I grandi romanzieri sanno vedere in ognuna delle figure, dei personaggi, della vicenda, sempre il lato che lo rende umanamente interessante, quantomeno. E lui ce l'aveva questo dono, no? Per cui era anche comprensivo, era anche compassionevole, gli piacevano, ad esempio, tutti i miei pezzi, gli piacevano molto, io ero molto contento, desideravo sempre di sentire, quando non vedevo il suo commento glielo spedivo in bacheca ripetutamente, come dire, oh, allora mi dici che è bello, che ti piace, perché una volta mi disse che avevo delle potenzialità letterarie inespresse, e da quel momento lì mi sono fatti i miei viaggi, no? E poi sapeva tenere i segreti per sé, sapeva tenere i segreti, che sono cose che, come un vero gentleman meridionale, in fondo, no? Questa era la sua natura più intimamente maschia e meridiana del suo carattere, sapeva tenere i segreti, e infatti io non ne so nessuno, per dire le cose ci siamo detti, menzionando Beppe come quei compagni veri anche nella loro solitudine, fedeli anche dopo il grande disincanto, quei compagni che esistono. Era il compagno nonostante tutto, no? Dopo tutto questo, però lui rimaneva un compagno, no? In qualche modo un comunista, no? No, era un leader carismatico, dice a uno di scrivere un pezzullo da due soldi, così, come, no, frustandolo, e impegna le sue giornate, no, a compitare se uno è stato bravo o meno dai voti, le pagelle, no? Da disposizioni. Un leader carismatico non può fare queste cose, no? E quindi necessariamente Beppe ha dovuto vivere la sua leadership in assoluta solitudine, un po' come molti del resto, no? E con conseguenze che poi hanno avuto, si sono probabilmente anche riflesse nella sua vita professionale, no? In qualche modo mettendogli delle difficoltà, perché è chiaro, individui di questo genere sono difficilmente trattabili da qualsiasi grande organizzazione burocratica, la stampa, i media sono organizzazioni burocratiche, e quindi sicuramente Beppe, che pure ha vissuto esperienze professionali molto rilevanti,
il suo grande atu fu sicuramente il periodo della direzione del telegiornale di per eccellere in questo mondo, perché era bello, no, come ve l'ho descritto prima. Era calmo, posato, riflessivo, non era invadente, era una specie di Andrea Barbato. Cioè quelle persone che rassicurano, che attirano a sé, no? che non travolgono, non urlano, che lasciano parlare i presenti, quindi svolgono anche la funzione maieutica del mediatore, no? del linguistico, espressivo. E poi aveva questa bellissima voce, no? questa bella voce che era proprio da intimità radiofonica. Questa era la sua voce, no? E qualsiasi donna, secondo me, avrebbe voluto avere al fianco un uomo del genere prima di dormire, soprattutto durante una crisi isterica notturna, suppongo che no. Perché penso che Beppe non si sarebbe lasciato scalfire, puntualmente avrebbe colpito con il suo corpo. No? E allora, dicevo, vedendo alla fine di questa mia veramente indegna commemorazione del nostro caro amico Beppe, incontrò Otello, il manifesto, lì faceva parte del gruppo dei cupi, no? E dei muti, no? Che suppongo fossero così perché erano muti, no? E poi dopo entrò nel Partito Comunista di nuovo, no? Dove disse tutta la sua esperienza, e di lì è sempre stato con noi, assieme a noi, in tutte le nostre sciagurate avventure, fino alle ultime, no? È stato fra gli animatori di questa pagina Facebook sulla Grecia, è stato uno dei primi a seguire anche qui con grande acume e intelligenza la questione greca, i primi approfondimenti è stato lui a farli ed erano sempre di notevole valore documentati. E fino all'ultimo respiro, quando sono andato a trovarlo venerdì, no? Lui mi diceva sempre, mi mandava degli MSS, rimandiamo perché ho il problema post-operatorio, quindi mi farò vivo io, insomma a un certo punto, io abito anche vicino a Sant'Orsola, sono andato lì e sono andato da Beppe e allora mi sono abbandonato a tutte le smancerie del caso, gli ho dato tanti baci, dei baci nella fronte, l'ho accarezzato, vedi i suoi capelli, per me era un fatto feticistico, no? Toccare i suoi capelli che gli ho sempre invidiato, no? Per me è stata una grande emozione poterli accarezzare. Una grande emozione anche il fatto che ci siamo mangiati insieme una coppa del nonno, perché ad un certo punto non voleva mangiare, no? Era disgustato. E allora con la mano alzato sopra lui parlava, sussurrava, non parlava più, veniva a mettere l'orecchio davanti alla guardia e detto che voglio un gelato. Allora dico sì, ma che gelato? Allora, l'infermiere ha detto che c'era, che non si poteva perché aveva la glicemia alta, no? E allora c'era anche Antonio, c'era. Capisco la sigaretta, ma almeno il gelato, no? E infatti allora a quel punto aveva dato il permesso, ha chiesto al primario lì se poteva, ha dato il permesso di mangiare il gelato, e allora si trattava di vedere che tipo di gelato, no? Allora io ho avvicinato, mi sono detto, e lui non capivo che cosa mi diceva. È stato come un piombare, no? Mi sembra di essere il nipotino, no? La coppa del nonno. Allora sono andato giù, ho preso la coppa del nonno con i bei cucchiaini di plastica e ci siamo piccati, no? In pace, la coppa del nonno. Credo che l'abbia anche gustata proprio, perché gli piacevano i gelati. Era un mangiare i gelati. Infatti ho visto anche di una vecchia foto, una foto recente mi ha fatto che ho scoperto, non me ne ero mai accorto, ha in mano un gelato biscotto, lui gli piacevano, i gelati confezionati gli piacevano. No, anche questo è una forma facile reperirlo. Però secondo me era anche una forma un po' così, appunto, che fa parte di quella lussuria, no? Solo i grandi aristocratici ci possono affezionarsi alla coppa del nonno, no? e al cucciolone, il biscotto, no? E poi oltre ai baci e abbracci gli ho chiesto se avesse avuto piacere di essere iscritto, no? nella nostra ultima sciagurata, ma questa sì, come dice qui la cifra, la rovina era la cifra, questa
la rovina sarà sicuramente la cifra di questa sciamanata lista civica, coalizione civica bologna.alterlista.org. Io ho aperto a bella posta un indirizzo di posta elettronica per realizzare la sua volontà testamentaria. Lei che voleva iscriversi, l'ho iscritto, figura il numero prima il 366, poi per un reingresso è andato al 367, e mi ha fatto incazzare perché mi piaceva di più il 366, no? E per almeno una giornata è rimasto il primo della lista, no? Ce ne sono aggiunti altri 4-5 dopo, no? Il primo della lista. E questa è stata l'ultima, diciamo così, passione politica di Beppe, insomma. Fino all'ultimo lui c'era, era con noi, era lì, e quindi oltre che bello, quei capelli, come ho descritto, quella bella voce, quelle labbra, quelle sigarette e tutte quelle cose che rendevano Beppe straordinariamente affascinante e molto invidiabile, è il fatto che lui è stato davvero un compagno della specie migliore, insomma, che la categoria ci abbia consegnato. Penso che così lo ricorderemo tutti con grande, grande affetto. Grazie. Grazie.